Con un disastroso 2020 ancora sulle spalle e con le festività trascorse per la prima volta con la totalità degli hotel chiusi, l'industria turistica della Versilia guarda al 2021 con tanti interrogativi e una sola certezza: difficile, se non impossibile, riaprire gli alberghi per Pasqua. Saltato Natale, eliminato il Carnevale, rinviato a settembre, chi potrà riaprire lo farà solo a giugno. Per Federalberghi il quadro è davvero preoccupante. Purtroppo noi pensiamo che anche la Pasqua sarà un po' a rischio, dovremo vedere come ci si muoverà dopo aprile. Difficile dire al momento in quanti non riapriranno? Sì, è molto difficile, è un momento di grande preoccupazione per le nostre aziende. Da una parte la mancanza di liquidità, quindi noi speriamo di poter avere anche degli aiuti governativi. Dall'altra è la marginalità che si è abbassata notevolmente in questi ultimi anni, anche pre-Covid, sulla nostra fatturazione aziendale. Quindi difficile creare margine, difficile avere le risorse economiche per ristrutturare, riqualificare. Il sistema ricettivo, che in Versilia conta centinaia di strutture, cercherà di farsi trovare comunque pronto per l'estate, ma la vera ripresa è ormai chiaro che sarà solo nel 2022. Noi pensiamo una stagione che sarà simile al 2020, probabilmente una stagione anche più lunga, che probabilmente con un settembre-ottobre buono, se molta parte della popolazione